Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video Ask. Era da tanto che non facevo un Ask e sono ben contento di farne un altro. Sto girando dopo Natale praticamente, ma voi mi vedrete a gennaio. E niente, iniziamo subito perché non so se mi basterà una parte sola oppure dovremo dividerlo in due parti. Comunque lo vedrete dal titolo e dalla durata sicuramente. Iniziamo da Facebook, dove la prima domanda me la fa la mami Giovanna Paolucci e mi chiede: Ciao Riccardo, inizio io. Ti faccio questa domanda: come consideri il Natale? Io in primis come festa religiosa, ma per molti è solo consumistica. In realtà ho già risposto a questa domanda nel tag. Non mi ricordo mai se è il mio o il tuo Natale. Comunque te lo metto nelle schede, anche se credo che poi tu lo abbia già riguardato, così puoi sapere un po' cosa ne penso. Insomma, comunque brevemente dico anche qui che è un po' una scusa, secondo me, per riunire persone che normalmente durante l'arco dell'anno non si vedrebbero o si vedrebbero meno. Mi stavo dimenticando di rispondere alla domanda del fidanzato della mamma, quindi il papi virtuale di YouTube, Robert King, del canale Robert King, comico e scrittore, che vi invito a visitare, quindi aggiungeremo la sua domanda. Lui mi chiede: ti consideri più babbo di Babbo Natale o più elfico dei malefici gnomi delle nevi? Non so se dietro babbo si nasconde il significato che viene dato, diciamo, anche in Sud Italia, quindi stupidotto. Quindi no, credo di essere purtroppo troppo intelligente, a volte vorrei essere stupido, caro papi. Ma purtroppo non è possibile, non si può regredire, a meno che non mi tirino una padellata in testa. Faccio questa domanda perché non tutti sanno che il giorno della Natività il nostro spirito rinasce modellandosi in qualcosa di astratto e allo stesso tempo imprevedibile. La leggenda narra che il cuore potrebbe essere contagiato da una misteriosa forza occulta, quindi la tua risposta è importante per conoscere il futuro che aspetta l'intera umanità. Se continuiamo con questo analfabetismo funzionale, caro papino, come si dice, ad una brutta fine, ecco. Quindi questa è la mia risposta per te, spero di essere stato esauriente. Sontina F mi chiede: sei ad un bivio, la persona che ti fa battere forte forte il cuore, quella che rappresenta tutto ciò che desideri, ma sai che ti farà soffrire tantissimo durante la vostra relazione, oppure la persona posata, responsabile, che ti ama e che ti garantisce una vita serena, ma cui tu vuoi semplicemente bene. Chi scegli? Bacioni. Partiamo col dire che la domanda è molto molto interessante e quindi sono molto felice che sia arrivata per prima, perché non volevo arrivare, come si dice, in qualche modo stanco ad una domanda simile e quindi rispondere di fretta per la fretta di chiudere il video. Diciamo che sono un po' due estremi probabilmente voluti e quindi ti rispondo che sicuramente la persona la deve amare, il che porterebbe sulla prima opzione, però bisogna vedere un po' quale sofferenza. Perché se per sofferenza intendiamo di sopportare una distanza temporanea, è un discorso che si sopporta, per amore si sopporta. O comunque altre cose, tipo che ne so, fa un lavoro pesante, ci vediamo poco, e allora quella è un'altra cosa che si sopporta. Se soffrire vuol dire diventare cervo a primavera, se soffrire vuol dire, ad esempio, il fatto che non si mostra con te in pubblico, il fatto che in qualche modo si vergogna di te, che non ti presenta agli amici, alle persone care in qualche modo, allora quel tipo di sofferenza non mi sta bene. Diciamo che la mia persona è un misto
fra le due cose. Perché non posso stare con una persona a cui voglio bene tutta. Michele e Fabio, ciao ragazzi, mi chiedono, accetteresti un incarico politico? E se sì, quale sarebbe la tua prima legge? Se non sbaglio, fra l'altro questa domanda mi era stata fatta all'altro Ask, ma siccome è molto lungo, non vi voglio tediare con mezz'ora di Ask, vi rispondo anche qui. L'importante sarebbe sicuramente non diventare troppo famoso, troppo ai piani alti. Perché poi la vita privata andrebbe un po' a passeggio, per non dire altre parole, che poco family friendly. Però, diciamo, a livello non troppo famoso, probabilmente accetterei. E farei subito pressione per una legge contro l'omobi transfobia, che... So che su queste cose non sempre ci troviamo d'accordo, dopo il vostro video sull'omofobia, però io sarei molto molto severo, almeno a livello pecuniario, soprattutto a livello pecuniario, perché poi dipende anche dall'entità, nel senso punire un'offesa verbale con la prigione mi sembrerebbe eccessivo, mentre la multa non è mai eccessiva. Se invece ci sono aggravanti del tipo che tu una persona la picchi o peggio ancora la uccidi, cioè, assolutamente carcere. E anzi, in caso di omicidio io darei proprio il carcere a vita senza nemmeno stare a pensare per una matrice omobi transfobica. Altra legge, non da meno, visto che mi riguarda anche questa. Una maggiore attenzione al dopo di noi e all'emergenza abitativa, che spesso riguarda anche persone con disabilità. Quindi non deve esistere che qualcuno deve vivere con 283 euro al mese, non deve esistere che qualcuno rimanga per strada perché non può pagare un affitto perché i soldi lo Stato ce li ha. Quindi questa sarebbe un'altra legge. Non potevo farne una sola perché per me l'una non esclude l'altra. Vi ringrazio per questa domanda, a cui sicuramente la risposta sarà stata diversa, quindi è bene che sia emersa nuovamente. Brother and Sister Travel mi chiede: hai in programma altri tatuaggi o piercing nel futuro prossimo o ritieni di essere a posto così? Allora, tatuaggi nuovi non ne ho in programma, onestamente parlando. Mi piacerebbe avere idea e soldi soprattutto. Per quanto riguarda una cover del mio primo tatuaggio, quello dell'aquila, perché non mi piace più, non mi piace più il significato che mi ricorda e vorrei coprirlo, però il problema è che appunto non sto lavorando più di tanto, ma parleremo del lavoro dopo in un'altra domanda e soprattutto devo avere una buona idea perché un tatuaggio è per sempre. Clay and Bonnie, ah, sono sempre contento quando i nuovi iscritti mi fanno domande. Noi vorremmo chiederti cosa pensi dell'invidia. Credi che possa essere un sentimento buono per spronarsi ad essere migliori, per esempio? Oppure dai a questo sentimento una connotazione negativa? Allora, frattanto rispondo a questa perché poi ce n'è un'altra. Secondo me esistono entrambe. Nel senso che io, ad esempio, mi trovo molto più spesso a provare la prima. Ad esempio, quando ho visto che ci sono stati alcuni YouTuber con una vita, sentimentale inizialmente non bella e adesso sono realizzati, ho cominciato a pensare che questa cosa fosse possibile anche per me. A proposito dell'invidia positiva. Contemporaneamente, esiste anche un'invidia negativa da cui io non sono immune, assolutamente, perché sono un essere umano come tutti voi. Cerco di tenermene lontano perché è tutta energia negativa che non fa bene allo spirito e all'anima, però non sono, immune. L'altra domanda, sempre di Clay and Bonnie, è se fossi un personaggio di un libro, quale saresti? Beh, sembrerò scontato, ma neanche no, perché in realtà
Voglio arricchire la mia risposta scontata. Sarei un Harry Potter, però un po' più forte e un po' meno fortunato. Cioè, tu che segui la saga sai di cosa sto parlando. Nel senso che comunque Harry Potter, per tutti e 7 i libri, 8 film, c'ha sempre un gran numero esagerato di botte di culo. Io invece vorrei essere un Harry Potter che si riesce inevitabilmente con l'aiuto degli altri, però nello stesso tempo c'è un po' più di talento, un po' più di attributi e fa anche un po' più da solo. Un Harry Potter rivisitato, questa è la mia versione personale di Harry Potter, tant'è che Harry Potter non è il mio personaggio preferito della saga. Strano ma vero. Cibomania mi chiede ovviamente la mia domanda è: qual è il tuo piatto preferito? Allora, cara, diciamo che io faccio prima a dirti ciò che non mangio. Di base non mi piace il finocchio cotto al gratin, mentre invece ad esempio non avrei problemi a mangiare un'insalata di finocchi. È proprio la variante del gratin che non mi aggrada. E poi non mi piacciono le barbabietole, casomai al massimo sullo spuntino salato la crema di barbabietole al massimo proprio, ma non di più. E basta, credo. Per il resto mi piace praticamente tutto, si può dire. Certo, se ti dovessi dire, facciamo così, 3 piatti preferiti. Da buon italiano la pizza, soprattutto come viene fatta a Napoli, come si deve. In inverno pasta con le lenticchie, mentre in estate mi piaceva tanto una pasta fredda che mi faceva la mamma di una vecchia amica, perché era appunto, vabbè, pasta ovviamente, con olive verdi snocciolate, groviera o svizzero, insomma, quel tipo di formaggio lì, e peperoni e zafferano in cottura. Buonissima. Poi mi piacciono molto i dolci anche. Tutti i tipi di dolci. Semmai evito quelli con troppa gradazione alcolica perché non reggo l'alcol proprio niente. Zero, non mi fate ubriacare perché no. Il canale del benessere Claudia Bardi, con cui ho fatto anche una collaborazione, che casomai vi metto nelle schede, mi chiede di che colore è la vita vista da Riccardo. Bacissimi tesoro. Bacissimi anche a te, ciao cara. Allora, di che colore è la vita? Diciamo che, ecco, adesso arriva la risposta profonda. Diciamo che come tutti, ma forse un po' più di altre persone della mia età, la mia vita ha cambiato spesso colore. Nel senso che da bambino ero molto sulle nuvole, come tutti i bambini. Poi però, e quindi la mia vita poteva essere tipo, non lo so, di un bell'azzurro. Ecco. Una serie di accadimenti hanno fatto presto a portarmi una serie di eventi neri, neri, molto neri, per i quali io avevo cambiato idea, non avevo più voglia come prima di essere al mondo. Non so nemmeno come sono ancora qui a dirtelo perché erano veramente dei momenti molto molto brutti. E adesso mi colloco nel mezzo, non sono nel nero, non sono nel roseo, perché comunque ci sono ancora tante cose che voglio vedere realizzate per stare meglio possibile. Però adesso non lo so, un colore tenue pastello nel mezzo fra il nero e magari azzurro. Ricette risate in pochi minuti. Il canale di Clara e Mirella, però ultimamente gestito di più da Mirella. Bene, devo dire, quindi credi di più nelle tue capacità, Mirella. Qual è il regalo che vorresti per Natale e cosa faresti se si realizzasse il tuo regalo? Dal tono della domanda, io credo che si è inteso un regalo in senso ampio, no? E quindi
ti rispondo in senso molto ampio. Il maggior regalo, come dico praticamente in tutti i video in cui ne ho l'occasione, non ne potrete più di starmi a sentire, sarebbe la costruzione di una mia famiglia, quindi di un compagno. Diciamo che in questo momento ti dico senza figli, però Einstein diceva che solo gli stupidi non cambiano mai idea. Quindi in questo momento senza figli. Poi la vita non si sa mai. Cosa farei se si realizzasse? Ti rispondo in maniera molto scaramantica. Sto girando questo video il giorno dopo Natale. Domani incontrerò una persona con cui ho tantissimi punti in comune. Però giustamente anche lui mi risponde step by step, che in inglese tradotto vuol dire passo dopo passo. Questa cosa mi ritrovo profondamente in questa cosa. Per cui, se questa fosse la realizzazione del mio desiderio, un domani, più in là, in privato mi farò un bel pianto, ma proprio di quelli a rubinetto. Poi farei il possibile per coltivarla, perché l'amore è un po' come le piante, se non lo coltivi muore. Io la vedo così, nella speranza che ovviamente dall'altra parte sia la stessa cosa. Sicuramente crederei di più nella vita, perché finora sì, ho imparato a credere in me stesso, però nella vita poco. E nella vita, scusando il gioco di parole, bisognerebbe riuscire a credere sia in se stessi che nella vita stessa, per essere più sereni. Ragazzi, alla fine ho deciso di concludere prima perché stava venendo troppo lungo. Vi annuncio però che ci sarà una seconda, ma non una terza parte, quindi perdonatemi se la seconda parte sarà un po' più lunga. Al prossimo video, ciao!